Voilà ragazzi, ciao a tutti le nicche, bentornati ragazzi su Farming Simulator 22 nella mappa Terra della Mancia. Come sempre ragazzi, vado ad iniziare il gameplay ricordandovi che se vi può interessare in descrizione ragazzi ci trovate un link che vi permette di comprare questo e tantissimi altri videogiochi scontati. Vi ricordo anche ragazzi che in descrizione ci potete trovare i miei canali social, TikTok, Twitch, Telegram e quant'altro. Ultima cosa, raga, se vi iscrivete al mio canale YouTube, magari perché vi piacciono i miei video, potete anche attivare in quel caso la campanellina, così potete ricevere una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora, stiamo andando avanti qua con la raccolta del mais. L'abbiamo quasi finita, mi pare che il mais lo devo dare ai maiali, se ricordate. Intanto direi che vado anche a vedere se posso tirar fuori l'altro pallet. Così magari, beh, vediamo quanti ce n'è, non lo so. Ce n'è un altro. Allora, dunque, diciamo che i pallet hanno un, come dire, un angolo di presa un po' particolare. Bisogna prenderli di lato, purtroppo. Se no, vola via. Ma è pesantissimo. Ma che fa? No, 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 aspetta, non è normale. Va da solo. Dai, sti pallet fanno schifo. Niente, questi pallet sono pericolosi. Sì, arrivederci. Vai. Il pallet in tutto ciò dove è finito? Oh Madonna. Shit. Dove è finito il pallet? Ok, ho capito che il muletto non va bene con sti pallet. Accidenti. Ma chissà dove è andato a finire. Chissà dove è volato via. Proprio sparito nel nulla. E mo va a ritrovare. Impossibile. Aspetta, forse un modo c'è per ritrovarlo. Ma non mi fa impazzire. E vola. Ma potrebbe anche essere finito fuori mappa, eh. È volato così in alto che possibilmente è finito fuori mappa. E vabbè. Perso. Lo abbiamo perso. Qui c'era il pivot una volta, ma faceva schifo. L'ho dovuto togliere. Ho dovuto vendere i terreni. Niente, chissà che fine ha fatto. Cos'è sto muro qua? Ah, è un tubo dell'acqua. Niente, chissà che fine ha fatto, raga. Boh. Volato via. Volatilizzato. Pazienza. La prossima volta, raga, praticamente usiamo qualcos'altro. La prossima volta utilizziamo l'autoload. Oh, ma che staffa? Aspetta, ho incasinato tutto qua. Ok, allora qui si va avanti con il fieno, che dobbiamo fare le balle. Allora, vediamo un po'. Dunque, ragazzi, diamo un'occhiata. Oggi praticamente ho messo un trattore. Perché comunque voglio dire, non è che escono un mucchio di mod, quindi ho pensato, vabbè, tanto vale che mettiamo qualcosa. E allora ho visto un trattore e l'ho praticamente inserito una mod. Dovrebbe essere disponibile anche per console comunque. E ho messo questo trattore perché comunque non c'è granché da fare. Non è che stanno a uscire chissà quante mod. E quindi è un McCormick, non so come si pronuncia, non mi ricordo mai. McCormick, una roba simile. Costa sulle 170.000 euro. Abbiamo tanti trattori vecchi, ho pensato, perché no? Potrebbe essere un'idea. Stiamo scaricando quasi fuori. Per fortuna in realtà non scarica fuori.
La lama. Ah no, la lama non è quella che si può chiudere, ok, giusto. Intanto che scarica sto terreno, che aratura richiesta. Oh, il McCormick sarà buono per fargli fare l'aratura, visto che mo lo pigliamo. Dov'è che ho messo il portalama? Ah, il portalama sta là. Ok. Allora andiamo a mettere la lama sul carrellino. Mandiamo questo in farm, che qui non c'è niente da fare per ora. Ok, allora te ne puoi tornare in farm. Ok, intanto mi prude il naso, che vedevo di. E dunque, qui tutti lavorano. E che devo vendere un trattore? Questo ha 32 ore. Cioè, perché comunque dobbiamo fare il cambio, non è che mi vado a tenere i trattori vecchi. Ok, questo pure l'abbiamo comprato da poco e ancora non lo stiamo utilizzando, lo so. Questo pure ce l'abbiamo da poco e ancora non ci ho fatto granché. Ahimè. Questo perché l'ho mandato qui? Ah, sì. Per i 10.000 pallet di cosi. Ah. Lo sapevo io che non va bene, scomodo, eh. Questo cancello qua è una rottura di balle. Troppo lontano, sembra la solita storia. Ah, ma non prende proprio, aspetta. Ok. Ok. Aspetta. E diciamo che almeno scarichiamo un po' il magazzino qua, se no poi vediamo se appare qualche altro pallet. Difatti, uno. Va bene, però la lasciamo qua, dai. Almeno abbiamo un po' scaricato. Allora, mandiamolo in animano, produzione vino, che lì abbiamo i suini, perché gli dobbiamo dare il mais. I suini necessitano di mais. Non ne hanno proprio. Anche se non ne hanno bisogno di tantissimo, eh. Le vacche stanno bene. Ci sono parecchi liquami. A proposito, ora che ci penso, ma io al biogas avevo fatto insilato, è pronto? E come al solito, beh, facciamo tante cose in questa mappa, no? No, 100% pronto, eh. Ah no, c'è molto da lavorare. Comunque sia, non ho dimenticato che dobbiamo prendere questo trattore, raga. Non l'ho dimenticato, ovviamente. E che i lavori sono tanti. Ah, da sistemare come sempre questi, che con i nastri ci troviamo molto bene. No. Ormai con i nastri mi trovo bene, l'unico difetto è che sono molto lenti a muoversi. Però una volta piazzati. Vediamo. Oh, non si muoveva più. Vediamo. Alziamo completamente il tubo perché non mi serve troppo lungo, che ancora. Ok.
Sì, ancora. Già abbiamo aspirato un... Ma che staffa? Oh madonna, ma i nastri li hanno modificati, vero raga? Guardate, già ha preso mezzo... Il nastro ha preso mezzo campo qua, che ne so io. Cioè, mezzo raccolto già se l'è ciucciato. Com'è possibile? Boh. Ok, funziona. Funziona. Andiamo a vedere la fabbrica brevemente, raga. Insilato, perfetto. Beh, funziona alla grande, cioè è veloce, 7000. Ok, produzione vino va avanti, perfetto. Mando le pistacchi quelli più avanti. Oh mio Dio, che è successo qua? Siamo già pieni di... Abbiamo troppi pallet. Sai che te dico? Li vendiamo. Li vendiamo. Che ci devo fare? Se sono strapieno. Anche il cippato, che ci devo fare? Vai, vai. Famo 2 lire. È un peccato avere tutto fermo, soprattutto che qua c'ho da spendere dei soldi a breve. Ok. Ma ho finito, quello fa la ranghinata. Ma questo c'ha pure un mucchio di ore. Questo 40 ore, mi sa che vendiamo lui. Quanti cavalli c'ha questo? Che ancora lo so, dobbiamo comprare quel trattore, mo ci arriviamo. Questo qui, questo è quello più vecchio. Ora vi faccio vedere ovviamente il trattore che vorrei prendere oggi, eh. Costa sulle 170-200.000 euro. Però mi sa che non è potente come questo, però alla fine non mi servono tanti cavalli. Allora, questo qui è un Fendt 900 e qualcosa. Oggetti posseduti. No, 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 meglio che vado a vederlo da qui, perché deve essere un trattore grande. Lui è 900, 280.000 euro, 400 più o meno cavalli. Più o meno 400. Quello che ho messo io mi sa che è un trattore medio, non è un trattore grande. Dovrebbe essere qui, da qualche... eccolo qua. Beh, però arriva a 3,50, oh, mica fa schifo, buono è. Va benissimo, pure cingolato è. Questo è il trattore... Ah no, può diventare cingolato. Questo è il trattore che vorrei prendere, raga. Lo trovate nel mod hub. È una mod. Dovrebbe essere anche per console, perché mi pare che questa marca c'è pure per console, o mi sbaglio. Non ne so sicuro. Comunque sì, vi ricordo che in descrizione c'è un link con la lista delle mod. E prendiamo questo. E allora facciamo così. Ovviamente, perché non è che siamo ricchi... Facciamo che questo trattore lo andiamo a vendere, ovviamente. Facciamo un cambio. Trattore nuovo con trattore vecchio, insomma, no? Il peso lo porto che poi facciamo il cambio. Questo c'ha 32 ore. Vediamo. Vabbè, facciamo così. Potrei... Anche perché questo non l'ho ancora utilizzato. Per l'aratura potrei utilizzare lui. Ma devo passare prima il... La trincia? Ma tanto alla fine io arando non tolgo già tutto. Che ce la metto a fare la trinciata? Devo trinciarlo? Il mais? Boh. Ma tanto devo arare, penso che sparisce tutto, no? Usiamo questo di aratro, perché mi avete detto Nick l'altro lì non è realistico. Usiamo questo. Dove vai, oh? Ancora, li mortacci tua, mi devi far confondere. Ok, poi così lo tieni, tienilo dritto, no? Meglio così. Ok. Vediamo un po', dunque, i liquami da portare al biogas. Un altro piccolo pensiero che ci dobbiamo togliere. Facciamo anche passare la famosa oretta, così sparisce. Facciamo, insomma, così vendiamo tutti quei pallet che abbiamo che non ci stiamo a fare niente. Ci abbiamo fatto un bel po' di soldi da quei pallet.
Mi sa che per ora i pallet li tengo in autovendita, raga, perché tanto a me pare che non li usiamo. Questo lo mettiamo qua. Ma tu sei appena arrivato, perfetto. Allora, scarichiamo il mais, anche se purtroppo non ne prenderà granché. Però diciamo che il mais lo tengo giusto per i maiali. Potrei anche tenere qua per ora un po' questo. Aspetta, aspetta, aspetta. Pensavo, ma se prendo un piccolo silos, magari ce l'abbiamo. Uno piccolo, 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 piccolo. Sì, questo è 30.000, non è caro, eh. 30.000 euro. Potrebbe anche andar bene. Un piccolo... Ma non è poi così piccolo. Però se lo piazzo qua... Un piccolo silo dove ci teniamo quelle cose utili qua, insomma. Che ne so, tipo l'uva. Non lo so. Vabbè dai, sono 30.000 euro, vai. Non è che dice una grande spesa. Ma abbiamo un silo in più. Sperando che mo... Non mi dire che non accetti il mais. Ah, che mancava quello, guarda. Tanto il mais non lo voglio vendere, mi serve per i suini. Quindi lo lascio qua. Poi l'unica cosa è che qua ci mi serve un mezzo per... Qua mi serve un mezzo, insomma, per... Per scaricare il cibo. Non ce l'abbiamo, che questo mo lo mando a casa. Qui ci vuole un trattore con un carrellino. Sì che di trattori in giro ne abbiamo tanti. Questo è il trattore che abbiamo comprato ultimamente. Ok. Andiamo un attimo a posare questo. Un momento, bisogna fare le balle. Mi sa che usiamo il McCormick, quello che stiamo a comprare. Questo trattore alla fine per fare, insomma, la ranghinata, volta fienata, è buono, eh. Sì, è un po' vecchiotto, ma che me frega. Per fare piccoli lavoretti. Ma tanto si sa che i trattori di una volta durano di più. Ok. Allora, cerchiamo di capirci. Sì. Quindi questo è il trattore che andiamo adesso a vendere. Lo vendiamo dal negozio che vale di più, ovviamente. Riparato pure. 114.000 euro. Ok. Ovviamente risparmiamo in manutenzione, capito? Cioè, alla fine risparmieremo un mucchio di soldi in manutenzione. Madonna quanti debiti che ho. Ancora. Allora, trattore medio. Eccolo qua. Motore più potente. Più 10.000 euro, più 17, 180, 195.000 euro, 206.000 euro. Ma 300 cavalli mi dovrebbero bastare. Compra. Eccolo qua, raga. Con 300 cavalli l'abbiamo preso. Tanto non penso che me ne servono più di tanto. Vabbè, l'ho preso standard, non ci ho speso di più. Non ci ho investito altri soldi per ora, non ho cambiato il colore. Originale. Lo teniamo, ragazzi, originale. Non c'è neanche i lampeggianti, oh. Troppo cari da montare, vero?
Lo mandiamo sul terreno 1, così facciamo le balle. Facciamo le balle di fieno. Vi faccio vedere un po' l'interno. Questo trattore praticamente è uscito, mi pare, ieri. Qualcosa di simile. O l'altro ieri, boh. Ma è uscito da poco, mi pare. Bello. Allora, vediamo un po' se è arrivato chi dico io che dobbiamo arare. Eccolo qua. Questo trattore non l'ho ancora proprio usato, l'abbiamo comprato. È abbastanza nuovo, 15 ore. Allora, mo c'è un discorso. Io non mi ricordo mai la ruota dove deve stare all'inizio. Me lo dite 10 miliardi di volte, 10 miliardi di volte e io lo dimentico. Quindi, raga, in caso mi dovete scusare se lo uso male, ma me lo dimentico sempre. Quindi nel caso mi perdonate, non lo so, la ruota se deve stare dentro o fuori. Quindi parto così e buona. Tanto mo ci metto l'operaio. Allora, lo dobbiamo arare e lo ariamo. Beh, alla fine, diciamo, mi pare che va benissimo, no? Cioè, nel senso, mi pare che non è un problema il fatto che non abbiamo trinciato qui queste... questi cosi. Steli, come si chiamano? Dovrebbe andare bene, insomma. Dovrei fare una razione mista, ma non è mai una cattiva idea, vero? O ce l'abbiamo già? No. Che abbiamo? Un po' di paglia? La paglia di sicuro non è un problema. Ora una balla di fieno, una balla di insilato. Facciamo questa cosa. Allora, insilato spawn, fieno spawn. Ecco perché ho fatto le balle di fieno, perché le ho quasi finite. Ok. Ok, mi pare che... come viene? Perfetto. È una buona razione mista in teoria. Lo mandiamo dalle vacche. Ci mettiamo dentro un po' di mangime minerale, se ne abbiamo. Non ne abbiamo? Non ne abbiamo. Ne compriamo, non lo so, un 4.000 euro. Sì, 4.000 euro, basta, ne avanzano. Non ho soldi. Porteci. Ok, basta così. Al massimo potrei mettere un altro po' di paglia. Un altro po' di paglia ci entra. E facciamo una razione mista completa. Boh, stop. Abbiamo quasi sforato. 99% mi è sufficiente. Dove vai? Ok, allora, perfetto. Razione mista fatta. Dobbiamo togliere un attimo questo da qua, se no è un problema.
Adesso andiamo a vedere il trattore nuovo. Eccolo qua. Col peso verde. Sì, beh, comunque, allora, aspetta. Balla da 180, ovviamente. La più grossa. Stiamo a fare sempre così, mi trovo bene. Ci mettiamo comunque l'operaio, così se le fa lui. Terreno 1, carica attiva. Dal punto di inizio. E mo raga, abbiamo un trattore completamente nuovo. Abbiamo tolto un trattore vecchio, ce ne abbiamo uno nuovo. Così abbiamo meno da spendere sulle nostre cose usate, che di manutenzione si spendono un mucchio di soldi, no? Lo sapete. Mi pare che a noleggio non ci abbiamo... Ah, usati, stavo a dire, caspita, tutta sta roba a noleggio tengo. Ah sì, ah è vero, c'è lui. Ma che ci sto a fare con sto coso io? Niente. No, però aspetta, una cosa da fare con lui ce l'avrei. Sì, c'è una cosa da fare con lui. Lui è quello giusto per i maiali che abbiamo messo il silos. Lui è quello perfetto. Ed eccolo qua. Lui è perfetto dai maiali. Ah, tu vai. Ancora qui sei con l'aratura. Mazza quanto è lento. Ah, sì. Andiamo a scaricare anche questi liquami. Quindi stiamo a mettere insilato e liquame. Qua, insilato e liquame. Manca concime, però. Perfetto. 76.000 dentro. C'è un po' di digestato. E quello lo andiamo a vendere. Come sempre. Facciamo 2 lire. Sì, vabbè, mo passare per di qua una parola è... Ok, carichiamo il digestato, lui è qua. Questo fa le balle. Questo va dalle vacche. Ma noi ci abbiamo il carica... Sì che ce l'abbiamo. Il carica balle ce l'abbiamo. Quindi mi serve un... Oddio! Non so che caspita fa questo. Carica balle ce l'abbiamo. Ok. Anche se forse era meglio che invece usavo il cassone da carico. Mettevo tutto qua dentro e per fare la razione mista era altrettanto più semplice. Ma oramai. Vabbè, comunque raga, vedo che il tempo l'ho finito. Devo concludere. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il gameplay. Come sempre, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. In descrizione vi ricordo ancora una volta, ho trovato il link per comprare questi e tanti altri giochi scontati. Ci becchiamo presto ragazzi, ciao alla prossima!